Eccoci ragazzi, arrivati a una puntata importantissima. Vi parlerò del quanti soldi, quanto budget dobbiamo impostare all'inizio del nostro percorso per creare un vero business sostenibile. Questa è una domanda che spesso mi rivolgono tantissime persone all'interno dei vari social, podcast, sul mio sito web, nel mio blog lorenzovalentini.com, ed è una dei più grandi limiti. Ho fatto tante volte dei sondaggi e diciamo questo è il terzo limite più importante che le persone vedono nel raggiungimento dei loro risultati. Tantissime persone, diciamo, il primo è quello dedicato alla paura di fallire, questo è il primo problema. Il secondo è la paura, o se non altro il non sapersi focalizzare, quindi il non riuscire proprio a focalizzarsi su un obiettivo. E quindi, secondo me, figlio anche di questo, c'è cioè il fatto del non sapere, di non avere in mano un metodo pragmatico per poter creare un business. E terzo, e non ultimo problema, è quello relativo al budget, ai soldi, di non avere abbastanza soldi. Beh, inizierei dicendo che innanzitutto rispetto al passato, io sono presidente di Bioapi, la prima azienda di apicoltura ad aver aderito al biologico circa 30 anni fa, ed è un'azienda ovviamente che esiste da 30 anni, io ho 34 anni e quindi non c'ero per un buon periodo nella creazione di questa azienda. E quindi diciamo, l'unica cosa che ho potuto comprendere è stato il passato, chiedendo ai miei colleghi, ai vari soci, come veniva impostata l'azienda, come era l'azienda e come poteva crescere, come era cresciuta nel passato. E la cosa che si capisce, non soltanto chiedendo, ma anche proprio lavorando in un'azienda, vecchia comunque, perché esiste da oltre 30 anni, è che una volta fare impresa era più facile, nel senso che avevi un'idea e bastava crearla e avevi molte chance che potesse riuscire, ma per un motivo molto semplice, è che nel mercato non c'erano tante aziende, c'erano pochissimi prodotti, tant'è che una volta i prodotti erano molto differenzianti all'interno del mercato, cioè avere un prodotto diverso dagli altri ti differenziava, non c'era bisogno di proporre chissà che tipo di valori, insomma, per intenderci. E quindi era molto facile crescere, però si cresceva in, diciamo, con più lentezza, c'erano meno strumenti anche per posizionarsi, non c'erano degli strumenti come per esempio quelli che abbiamo oggi nel capire se ci stiamo posizionando nel posto giusto, capire quali sono le keyword, quindi capire se le persone stanno o no ricercando il prodotto che noi andremo a creare. Tutto questo non c'era perché non c'era internet e anche se c'era non era ai livelli di complessità e di auto-organizzazione che abbiamo adesso. E quindi diciamo si cresceva più lentamente e a volte anche le somme da dover mettere in campo erano veramente enormi. Anzi, spesso, proprio lo dico anche per esperienza rispetto all'azienda, nel passato gli errori che sono stati fatti sono stati giganteschi, ma siccome era facile creare un business, poi era facile anche ricrescere dopo aver avuto un fallimento enorme. Quindi negli anni sono stati buttati una marea di soldi stratosferici, cioè si parla addirittura di centinaia di migliaia di euro. Però malgrado questo l'azienda è sempre riuscita ad abbozzare questi problemi. Oggi perdere invece centinaia di migliaia di euro per un'azienda è un problema gigantesco, che potrebbe appunto distruggere l'azienda stessa. Quindi i pro del passato era il fatto che comunque qualsiasi cosa facevi più o meno poteva avere cioè potevi riuscire a gestire un'azienda anche veramente avendo pochissime competenze. Io stesso ho triplicato il fatturato il primo anno, i primi, scusate, 3 anni che sono entrato all'interno dell'azienda semplicemente ottimizzando quel che c'era. Per farvi un esempio stupido, avevamo c'era un conto che non era proprio aziendale, ma era personale di uno dei soci e semplicemente mettendolo in un aziendale potevamo far confluire tutto quanto lì e gestire tutto quanto da lì. Già questo ti toglie una marea di tempo perso enorme, no?
E quindi diciamo che il problema grosso era che non c'era ottimizzazione, non c'era niente, non c'era progettazione, non c'era nulla. Anzi, chi ha progettato sono oggi le multinazionali che noi conosciamo, però diciamo che i livelli di budget da dover spendere erano abnormi. Oggi dalla parte nostra abbiamo, anzi contro di noi abbiamo il fatto che i progetti non tutti riescono, c'è bisogno di operare una verticalizzazione sempre più spinta perché è così proprio che funziona la biodiversità e se ci vogliamo distinguere in un mare di informazioni c'è bisogno proprio di non giocare le stesse regole a cui giocano gli altri, quindi differenziarsi e per farlo. Sì, diciamo dobbiamo avere un budget, questo è importante, però non budget enormi e soprattutto possiamo imparare a testare fin dall'inizio delle tecniche, delle strategie, vedere se il nostro business potrebbe o no funzionare a dei costi veramente bassi. Una volta invece testarlo, insomma, richiedeva degli sforzi enormi, anche perché un conto è fare un ads su Facebook, quindi della pubblicità su Facebook, e vedere come va, qual è la risposta, ci sono degli acquisti, non ci sono, ovviamente ottimizzando tutto quanto per capirlo, ma una volta dovevi per forza proporti in maniera analogica o magari su un magazine, ma fare una pubblicità su un magazine non ti avrebbe mai detto qual era il responso finale, no? Quante volte ci hanno chiesto, per esempio a me, Lorenzo, mettiti a fare, ti vendiamo questa pubblicità di un quarto di pagina sul nostro magazine e vedrai che il nostro magazine viene visto da, che so, 800.000 persone, ma in realtà noi facciamo 800.000 copie, ma in realtà non lo sanno poi quante persone vanno a vedere la mia inserzione, quante veramente poi mi chiamano rispetto a quell'inserzione lì, cioè non è proprio possibile calcolarlo e questo non ci permette di crescere e di non sprecare un'enorme quantità di energie e di risorse. Quindi arriviamo a livello pragmatico, quanti soldi servono per iniziare un business? Beh, in realtà questa è una risposta che non esiste, nel senso che dipende dal tipo di business, sicuramente quelli che hanno bisogno di una leva maggiore sono i business di materie prime solitamente, cioè quelli che comunque vendiamo dei beni fisici, ecco, questa è la parola più giusta, però non è detto assolutamente. Diciamo che una cosa che posso dire già in generale è che più competenze noi avremo e più risparmieremo soldi. Quindi è molto importante prima di tutto investire su se stessi, investire sulle proprie competenze, sulla propria formazione continuamente. Perché investire sulla propria formazione non solo ci permette di crescere, ma ci permette di risparmiare una quantità enorme di soldi. Cioè io quando ho fatto crescere le aziende, appunto BioApi, prendo sempre questa come esempio, io ho creato 3 siti web, ho impostato a livello strategico l'azienda, ho creato dei prodotti nuovi. Perché? Perché io avevo formazione in tutto quanto questo, ma formazione di anni e anni di formazione. Ho creato dei loghi, ho creato una visual identity, un posizionamento. E quindi non ho dovuto chiamare una persona che lo facesse al posto mio. E quindi ho risparmiato una quantità enorme di risorse in una fase iniziale, perché di questo adesso stiamo parlando, in una fase soprattutto iniziale. Poi è ovvio che bisogna imparare a delegare e a delegare bene alle persone giuste, e quindi anche qui le competenze ci vengono in aiuto, perché avere le competenze giuste e comunque in maniera approfondita ci permettono di delegare a persone che hanno comunque una loro competenza, capire se le persone a cui stiamo delegando sono delle persone valide e comunque professionali. E quindi anche qui si risparmia una quantità abnorme. Quindi il mio consiglio, ragazzi, è investite costantemente nella formazione, costantemente, costantemente, costantemente. Io stesso ho investito nella mia formazione migliaia e migliaia di euro e non ho fatto l'università. Quindi vi immaginate uno che fa l'università quanto ancora investe di più di me, ha investito più di me. Quindi secondo me la cosa principale è, prima di tutto, la formazione. Poi capire e comprendere bene un obiettivo ci permette di far risparmiare una quantità di denaro enorme. Quindi definire molto bene gli obiettivi, quindi progettare l'azienda prima nelle sue identità, ci permette di ottimizzare tutto in base a quell'identità, scegliere un posizionamento, un tipo di clientela, creare dei prodotti per la clientela. Mentre una volta si ragionava in maniera completamente differente perché le risorse c'erano, quindi ragionavano in questo modo: io creo un prodotto, lo pubblicizzo e vedo chi lo compra. Invece oggi è completamente differente il processo. Oggi si crea un'identità, si crea un posizionamento, dei prodotti adatti a quel posizionamento, a soddisfare delle problematiche specifiche di un pubblico, di un target specifico,
e a quel punto vedo se funziona. Quindi prima mi creo il target ideale e poi testo e poi miglioro. Ok? E già questo ci permette di non sprecare una quantità abnorme di risorse ed energie. Quindi definire gli obiettivi ci permette veramente di risparmiare tante energie e risorse. E una volta definiti, diciamo, gli obiettivi, quindi andare a progettare tutta l'identità. Questa è la cosa più importante. Diciamo che io, per esempio, ho un'agenzia IFE specializzata in regenerative business sul modello della blue economy, quindi noi facciamo crescere le aziende, facciamo tutto, partiamo dal posizionamento, l'identità, partiamo dalla biodiversità, facciamo formazione, gli insegniamo agli imprenditori a capire, comprendere e saper delegare quello che stanno facendo. Creiamo siti web, crescita sui social, flussi di entrate, di uscita, traffico, mail marketing, tutto ciò che concerne la crescita dell'azienda noi lo facciamo. Quindi so darvi diciamo degli input a livello di prezzi. Diciamo in linea generale, testare un'idea facendo una landing page, quindi una pagina verticale, semplicemente monopagina, dove far confluire le persone e progettando la loro identità, posizionamento e tutto quanto, potrà costare massimo 2.000-2.500 euro tutto. Poi anche questo può essere fatto, diciamo, a step, poi dipende anche che cosa si vuole. Se si vuole una landing page pazzesca, ovviamente i costi lievitano parecchio, insomma. Però io sto parlando di una persona che vuole vivere delle proprie passioni, non sto parlando neanche di un'azienda che vuole partire con un asset, eccetera, eccetera, perché ovviamente la Nike che parte magari con un prodotto, un asset, una landing page non costa 1000 euro, ma ne costa magari 50, 60, 100.000 euro, insomma, dipende sempre dai risultati che uno vuole raggiungere. Però adesso sto parlando proprio di persone come me, che hanno iniziato come me a voler vivere delle proprie passioni. E persone come me, secondo me, già con 2.000-2.500 euro si parte con un'idea, e la si può testare, e secondo me è raro che proprio non ci si faccia assolutamente nulla con questa idea. E ragazzi, è un budget irrisorio. Lo so che per tante persone spendere 2.000 euro è veramente una cifra enorme, ma se non avete nemmeno un minimo di budget, non è proprio possibile farlo. Magari possiamo attuare delle strategie con persone che sono disposte magari a portare il vostro verbo, la vostra crescita in maniera esponenziale fin dall'inizio, ed è quello che solitamente facciamo, e farlo anche, cioè io per esempio all'inizio addirittura ho lavorato in maniera gratuita quando ho iniziato la mia agenzia, però per delle aziende e personal brand specifici che mi permettevano di crescere più velocemente. E quindi bisogna essere molto strategici anche in questo, non lavorare gratis, punto, perché devo lavorare gratis, mi devo far conoscere, no. Ma lavorare gratis ti permette, uno, di farti conoscere, crearti un portfolio, però bisogna lavorare per le persone giuste, perché se lavori per delle persone che poi non ti portano nessun tipo di prestigio, risalto, cui magari non puoi far vedere dei portfolio veramente fatti bene, è inutile. Quindi tu non è che stai lavorando gratis, stai lavorando, stai investendo le tue energie per ricevere della pubblicità fondamentalmente, però bisogna farlo appunto in maniera strategica. Io stesso l'ho fatto, ma l'ho fatto nella maniera più efficace possibile per le risorse che abbiamo. Per esempio, io ho un cliente, vogliamo testare un'idea, lui gli ho fatto un preventivo che è comprensivo di identità, quindi costruzione dell'identità e il posizionamento scritto, rispondere alle domande di un brand briefing e creare il suo posizionamento, poi visual identity, quindi si parla di logo, di scelta colori, scelta font, tutto molto basico. Anche qui possiamo creare più elementi a seconda della tipologia, quindi diciamo comunque il budget è molto vario. Una identità può variare per una persona soltanto, non sto parlando di aziende, ripeto, può variare veramente da 200 fino ai 600-700 euro, quindi dipende. Una visual identity uguale, può variare veramente dai... se uno dice, vabbè, voglio fare soltanto un logo, non so, può variare dai 400-500 euro fino agli 800 euro. E poi la visual identity più è complessa e più ovviamente ha un costo elevato. Però per testare un'idea di questo oggi, in questa puntata stiamo parlando, ripeto, compresa la landing page, comprese magari le foto, secondo me ci siamo dentro con 2.000, massimo 3.000 euro, già è possibile secondo me testare un business.
Già se abbiamo un blog, i costi diminuiscono enormemente, però aumentano quelli dedicati alla formazione, perché comunque è vero che tutti ti promettono sì, col blog cresci, fai, ma non è poi così vero. Dipende dal posizionamento che hai scelto. Purtroppo per le persone, per i formatori o comunque per le persone che fanno il mio stesso lavoro, preferiscono dirti è facile crescere, basta che fai così, ma in realtà non è così. Non è così, perché dipende da migliaia di cose, dipende da come vuoi crescere, dai tuoi obiettivi, dipende dal budget che hai. Dipende dal tipo di posizionamento che hai scelto. Guardate me, io per esempio ho scelto di non parlare di business sostenibile, ma di rigenerativo. Quindi di regenerative business o business rigenerativo non ne parla nessuno in Italia e saremo forse 10 nel mondo. Quindi è ovvio che quando io parlo, parlo a nessuno e ho bisogno di parlare. Tanto di farmi conoscere molto di più rispetto a uno che magari entra in una nicchia che è già conosciuta, dove magari c'ha più gente, magari inizia a guadagnare fin da subito, però magari ci sono altri leader e non sarà mai lui o lei il leader di mercato. E quindi, per quanto crescerà, non riuscirà mai a sfondare veramente, a lavorare veramente con le proprie passioni. Quindi bisogna essere molto strategici in questo e iniziare a pensare non più nel breve periodo, ma nel lungo periodo. Però per capire se nel lungo periodo potremmo riuscire nel nostro intento, dobbiamo testare nel breve periodo. E quindi, diciamo, il budget ve l'ho detto più o meno qual è, però secondo me bisognerebbe avere delle competenze poi in cosa? Nell'andare a ricercare effettivamente se ciò che stiamo facendo, è ricercato già dalle persone, se le persone, sono, diciamo, connesse già con queste parole chiave su cui noi vogliamo andare a lavorare. E su questo abbiamo una miriade di tool gratuiti, ragazzi. Cioè, una volta non c'erano. Sono una figata pazzesca. Io sono un millennials, ho avuto il mio primo computer in prima elementare, avevo già internet e ho 34 anni. Diciamo che abbiamo dei tool stratosferici. Ubersuggest di Neil Patel per la ricerca delle parole chiave. Google Trends. Possiamo utilizzare, che so, SimilarWeb per andare a... diciamo a cercare quelle che sono i traffici all'interno dei siti web, per esempio dei competitor, quindi capire da dove deriva il traffico dei competitor, quali sono le parole chiave per cui loro lavorano, cioè veramente possiamo analizzare qualsiasi cosa. Addirittura per chi per esempio lavora su Amazon abbiamo dei tool, non dico gratuiti, ma pressoché gratuiti, dove praticamente possiamo analizzare le vendite ora per ora, minuto per minuto dei nostri competitor, capire cosa propongono. Addirittura Amazon ti dà diciamo dei suggerimenti su come andare a creare il prossimo prodotto, su quale leve puntare. Cioè, ma dove c'erano una volta questi tool? Però ovviamente bisogna saperli, più che utilizzare, che è abbastanza facile utilizzarli, sapere cosa analizzare. Analizzare le KPI giuste, le parole chiave giuste, capire quali sono i dati che dobbiamo guardare. Questa è la cosa più importante, questo richiede comunque formazione. Se non abbiamo questo, dobbiamo investirlo in una persona che lo fa al posto nostro. Potrei essere io o tante altre persone che lo fanno in maniera assolutamente super efficace. E quindi a quel punto il budget aumenta. Quindi più competenze abbiamo e più budget risparmiamo e soprattutto sapremo a chi delegare e quindi anche lì, ragazzi, io ho visto siti web pagati 5-6 mila euro, addirittura sono stato chiamato da un'azienda grande italiana che aveva un sito web e-commerce con spesa, avevamo pagato questa agenzia per farglielo 60 mila euro, gli fatturava 25 euro al giorno, se andava bene. E capite che quando è così, cioè tu hai buttato 60 mila euro e soprattutto io l'ho vista la struttura, era una struttura anche fatta male. Ho visto siti web da 2-3 mila euro fatti veramente da cani, cioè da buttare nel momento in cui erano stati fatti. Io stesso ho litigato con dei miei amici colleghi perché promuovevano dei siti web da 400 euro. E perché dicevano loro, ma io devo lavorare, io ho bisogno di fare dei siti da 400 euro perché ho bisogno di macinare denaro perché sennò altrimenti non lavoro. Il problema è che è vero se tu non ti sei mai posizionato. All'inizio, ragazzi, è difficile. Quando tu ti posizioni all'inizio non guadagni niente. Devi puntare nel lungo periodo. Devi creare un ecosistema nel lungo periodo. Devi gettare le basi per fare in modo che quell'ecosistema cresca in maniera fisiologica mentre cresce tutto quanto l'ecosistema. Quindi creare un metodo che ti permette di crescere con l'ecosistema. E è vero quello che dice lui, dice, vabbè, io
gli do un sito da 400 euro, vale 400 euro. Sì, il problema è che un sito da 400 euro vale 400 euro e quindi quando poi ci devo entrare io a metterci le mani, lo devo proprio buttare. Quindi vuol dire che quei 400 euro, per quanto pochi possano essere, li hai buttati. Invece allora è meglio spendere 1000 euro, 2000 euro, pagati magari anche a rate, magari uno ti può venire anche incontro, però stai pagando 2000 euro su un qualcosa che ha un senso, soprattutto anche se cambierai progetto, cambierai vision, cambierai mission, e hai una struttura che puoi modificare in base alla crescita e ai cambiamenti che l'ecosistema ha. Ed è quello che faccio io. Io anche quando creo un sito web, creo tramite un metodo e una struttura, un software che mi permette di crescere in base a come cresce l'ecosistema, non che tocca buttare via tutto. Quindi oggi ragazzi, creare un business è possibile con un basso budget. Tante persone mi diranno: vabbè, ma 2000 euro non è un basso budget, ma in realtà lo è se calcoliamo veramente gli anni passati. Un mio amico che ha un negozio di urban wear, quindi di vestiti street, qui in zona, avrà di magazzino circa 100.000 euro e non è un'azienda grande, è un piccolo negozietto in un paese. Quindi di che cosa si sta parlando? Di testare un qualcosa a pagare 2000 euro? Cioè si sta parlando di nulla. Se non rischiamo un minimo, se non mettiamo un minimo delle nostre energie, vuol dire che alla fine non ci crediamo abbastanza. Ed è importante mettere da parte un po' di soldi. Io ho visto gente, cioè, che mi ha chiesto magari dei sconti, che ha un iPhone 12, 13, ma pagato 1200 euro, 1300 euro. Investiamo più sulle cose che ci permettono di crescere. E investiamo più nel lungo periodo, ok? Quindi va bene investire assolutamente nell'iPhone. Io stesso ho un iPhone 11 Pro col quale sto facendo il video. Con questo iPhone ho fatto per 2 anni due landing page che hanno avuto come ROI, quindi guadagno proprio puro, circa 50-60 mila euro con un iPhone da 1200 euro. Cioè, capite che allora a quel punto ha senso investire in una cosa del genere perché ci porta di ritorno, energie, guadagno, risorse che possiamo reinvestire. Un mio amico che crea appunto piscine, è un'azienda storica, però ha avuto un grande cambiamento da dover effettuare nel corso del tempo. Si sono dovuti reinventare completamente, aprire una nuova azienda e loro per 3 anni non hanno percepito lo stipendio, hanno soltanto investito, investito, investito. Si parla per carità di un'azienda che investe appunto, come ho detto prima, in un bene fisico e soprattutto nel luxury, quindi nel, diciamo, in bene di lusso. Quindi ovviamente gli investimenti da fare all'inizio sono veramente alti, però si parla che per 3 anni non hanno percepito lo stipendio. Quindi quando mi dice la gente: ma io non ho 200 euro da spendere, ragazzi, se non avete 200 euro da spendere sui vostri sogni, evidentemente non ci credete abbastanza.